Benvenuti. Oggi parleremo di slow journalism, che è un termine abbastanza da campo semantico, abbastanza vasto, abbastanza complesso anche da spiegare, in quanto un po' come i termini come social media, si può applicare a varie cose, si può applicare ai contenuti, al modo di produrli, al modo di presentarli. Per cui cercheremo di, in qualche modo, di dare una definizione attraverso vari approcci dei nostri relatori. Ed è un tema particolarmente attuale in questo momento in cui il ciclo delle notizie diventa sempre più veloce, già da parecchio tempo è così, e si accumula sempre più materiale che potenzialmente può diventare notizia, che può anche essere un fattore positivo, però dall'altro lato questa accelerazione può facilmente provocare degli scompensi e anche generare dei problemi e portare anche, come giornalisti, anche a fare facilmente degli errori. Ne abbiamo visto anche recentemente qualche esempio, per esempio nel caso della maratona di Boston, in cui addirittura il New York Post ha pubblicato in home page le foto di due presunti sospetti, che poi sono state riprese via Twitter, eccetera, cosa che ha causato parecchi problemi alla vita di queste persone. Addirittura uno è poi stato trovato morto, anche se non sono chiare le cause del decesso. E quindi è sicuramente un tema molto attuale, a cui abbiamo per parlarne in ordine di apparizione Andrea Ferrazzi, fondatore di Slow Communication, Andrea Iannuzzi di Repubblica, direttore di agenzia dei giornali locali di Repubblica, e Serena Danna, giornalista del Corriere e curatrice della sezione di cultura digitale dell'Inserto La Lettura. Allora do la parola senz'altro per iniziare Andrea Ferrazzi, fondatore di Slow Communication. Sì, grazie anche da parte mia la vostra presenza e grazie a Federico per l'invito, ovviamente molto gradito. E in qualità di fondatore di Slow Communication, il mio compito qui è di spendere alcune parole a favore della necessità di rallentare la comunicazione. E nel preparare il mio intervento per l'appuntamento di Perugia, mi sono interrogato molto su che cosa avrei potuto dirvi che fosse un po' nuovo e che non, come dire, andasse a ripercorrere percorsi anche, come dire, teorici o di letteratura che probabilmente molti di voi conoscono anche meglio di me. E così sono andato a ripescare, non nel campo degli studi di social media, non nel campo degli studi della tecnologia, ma nel campo degli studi storici. Non so se qualcuno di voi conosce questo signore. Immagino di no, anche perché è uno storico e non è nemmeno tra i più famosi. Si chiama Johan Huizinga, è uno storico olandese, vissuto nella prima metà del secolo scorso. È stato catturato e imprigionato dai nazisti per quello che ha scritto ed è morto poi prima della fine del secondo conflitto mondiale. Perché iniziamo da lui? Perché innanzitutto ha scritto le sue opere principali intorno alla metà degli anni 30 e tutti noi sappiamo quanto in questo periodo i riferimenti, i paragoni storici con gli anni 30 siano di attualità. Pensiamo alla crisi del capitalismo che stiamo attraversando, pensiamo alla crisi di legittimità delle istituzioni democratiche, scusate, tutti elementi che sembrano, come dire, ripercorrere un film già visto. Non più tardi, domenica scorsa, la Lettura ha dedicato a questo tema un bellissimo pezzo di Federico Fubini. E poi no, sul parallelismo, in questo caso economico, tra gli anni 30 e la fase storica che stiamo vivendo. Nonostante le sue inclinazioni conservatrici, avvertì sin dalla prima metà degli anni 30 la minaccia che il nazismo rappresentava per l'Europa e per la civiltà. E in un'epoca così buia lancia un grido d'allarme a favore del valore irrinunciabile della libertà e della dignità umana. E soprattutto denuncia quello che lui percepiva come il tramonto dello spirito critico.
cosa scriveva Huizinga a metà degli anni 30? Non è affatto paradossale affermare, diceva, che una civiltà con un progresso realissimo e innegabile potrebbe arrivare alla sua rovina. Progresso è una cosa delicatissima, è un concetto ambiguo. Può essere che un po' più avanti, lungo la strada, sia rovinato un ponte o si sia scavato un abisso. Ma qui, direte voi, si parla di giornalismo, di internet, di new media. Come possiamo utilizzare i concetti anche teorici di uno storico per spiegare quello che succede adesso nell'ambito della comunicazione e del giornalismo? Secondo me qualche legame c'è. Voglio riprendere un'altra citazione di Huizinga e poi sottoporvi così una piccola domanda. Dice Huizinga: in una società con istruzione elementare diffusa e immediata pubblicità dei fatti del giorno, l'uomo comune diventa sempre meno dipendente dalle proprie facoltà di pensiero e di espressione, recepisce passivamente giudizi e nozioni, confezionati e strombazzati, e perde quel potere critico che è alla base del bisogno di verità. Non vi ricorda alcune riflessioni di Andrew King, Morozov, Nicholas Carr, insomma, di tutti questi teorici e critici dei social media? A me un qualcosa ricordato. Perché si rompono quelli che Huizinga chiama i freni critici, cioè la capacità di analizzare criticamente i fenomeni politici e sociali contemporanei? Huizinga parte da un paradosso, che la troppa istruzione rende sottoistruiti. E non si potrebbe attualizzare questo paradosso dicendo che la troppa informazione rende sottoinformati? L'immediata pubblicazione dei fatti del giorno, anzi del momento, e poi fa una critica feroce allo strumento di comunicazione del tempo, che è la radio, e che ha grandissime analogie con le critiche che vengono mosse a internet. Per brevità mi soffermerò soltanto sul primo punto, che è un paradosso che è curioso, che merita un approfondimento. La saggezza del contadino. Huizinga dice che il contadino, l'artigiano, il pescatore trovava nelle proprie conoscenze pratiche, cioè nella sua manualità, nel conoscere le cose che faceva, anche lo schema spirituale per misurare la vita e il mondo. E al di là di quello sapeva di essere inadeguato ad esprimersi, a commentare, a giudicare le cose che erano esterne al suo ambito. Quindi nella limitatezza c'era anche la sua saggezza. Ma con l'istruzione obbligatoria che cosa succede? Succede che la moderna organizzazione per la diffusione del sapere conduce a una perdita di salutari effetti di quelle limitazioni. Cioè Huizinga dice, dando una scolarizzazione diffusa, tutti pensano di sapere un po' di tutto. Ovviamente sapeva benissimo che i benefici di quella conquista sociale erano enormemente più grandi dei suoi effetti collaterali, però aveva il coraggio e la forza, a mio avviso, di mettere in luce anche quali potevano essere i rischi. E dice: nozioni di ogni genere vengono messe a disposizione delle masse, ma la sapienza non elaborata è d'ostacolo al raziocinio e alla saggezza. E se non fosse solo un problema di filtri, vi spiego, se frequentando i social media quello che io ho riscontrato è proprio che è venuto meno quel senso del limite che contraddistingue anche quel senso di limite che contraddistingueva la saggezza del contadino. Cioè il fatto che noi abbiamo a disposizione una massa infinita di informazioni e abbiamo a disposizione gli strumenti per comunicare e pubblicare ogni nostro pensiero, ci fa credere di essere informati a sufficienza per poter esprimerci su tutto, con il risultato che un mio giudizio sulle politiche economiche della Banca Centrale Europea o di una terapia contro il cancro possono avere lo stesso valore e lo stesso peso, se non adeguatamente elaborate, di quelle di un luminare dell'economia o di un luminare della medicina. Per Ignacio Ramonet siamo diventati una società di prosumatori, cioè una società di produttori e di consumatori di contenuti, proprio per quello che dicevo prima, cioè che noi abbiamo a disposizione lo strumento per pubblicare tutto quanto suoni, immagini, contenuti di qualsiasi forma e di qualsiasi tipo. Siamo perciò passati dall'era dei media di massa a quella della massa dei media.
abbiamo abbandonato un sistema che era mediocentrico per andare verso un sistema iocentrico, in cui ogni internauta, cioè ogni utente, possiede il potere di comunicare e di pubblicare. Serve un'informazione bio. Proprio a causa di questa sovrabbondanza, l'informazione risulta essere inquinata. Serve perciò un'ecologia dell'informazione per cercare di pulire e liberare l'informazione dalla marea nera delle menzogne, anche se su questo sappiamo benissimo che non tutti sono d'accordo. Meno informazioni, ma migliori informazioni. Quindi, proseguendo lungo con questa metafora, con questa analogia tra il mondo della comunicazione e il mondo del cibo, possiamo applicare la filosofia slow, la filosofia di slow food al giornalismo e alla comunicazione? E qui riprendo, come dire, il manifesto di Peter Laufer sulle slow news, in cui dice che abbiamo effettivamente bisogno di rimparare a rallentare l'influenza iperattiva dei mezzi di informazione sulle nostre vite. Bisogna mettere in discussione l'informazione in stile fast food, fatta di calorie vuote, confezionata per mantenerci assuefatti ad essa. Per la maggior parte delle notizie, dedicare tempo a ruminarle è prezioso, sia per il giornalista che le racconta, sia per il consumatore di informazione che si trova a casa. E qua il caso di Boston, che sia abbastanza significativo. Lentezza non è inefficienza, come spesso si crede. E qui, servirebbe anche un salto culturale, un passaggio culturale, perché lentezza significa equilibrio, perciò una dieta mediatica equilibrata e un rapporto equilibrato anche con le nuove tecnologie. Dobbiamo sapere che cosa significa dire no, oltre che sì, agli strumenti di comunicazione. Dobbiamo fare in modo che l'essere sempre connessi non diventi una condizione quasi naturale della nostra vita. Perché per dare il meglio di noi stessi, usando la tecnologia, dobbiamo dare il meglio di noi stessi sia usando la tecnologia, ma anche ricavandoci degli spazi di tempo per non usarla. Per concludere, ovviamente con una citazione di Huizinga, direi che questo mondo, pur con tutte le sue miserie, è troppo bello per lasciarlo piombare in una notte di degenerazione umana, di cecità dello spirito. Grazie. Okay. Grazie Andrea, sei stato velocissimo e molto illuminante. Dopo alla fine avremo domande poi anche con il pubblico, però ti faccio velocemente una domanda io. Quella che tu in certo senso raccontavi è un po' forse la differenza tra informazione e conoscenza, no? Abbiamo tantissime informazioni che però faticano a tramutarsi in conoscenza. E poi soprattutto mi pare che tu abbia visto questa cosa del giornalismo dal punto di vista dell'audience, cioè da come effettivamente rischiamo di essere sopraffatti da questo ritmo continuo. Volevo chiederti, secondo te, secondo me per esempio anche Morozov che tu hai citato dice che in Russia in realtà internet, la libertà di internet viene usata in qualche modo per inondare di contenuti frivoli, un po' luci rosse o cose di questo genere, anche un po' per abbassare la soglia di attenzione. Quanto secondo te questo può essere voluto in realtà? Cioè, al di là del fatto di essere un problema sistemico, ci può essere proprio un'intenzione quasi di sommergere di contenuti inutili per non parlare di cose più serie? Ramone, che ho accentato in precedenza nella mia breve presentazione, parla appunto di censura democratica, quindi non di una vera e propria censura vecchio stile, no? A monte, ma di una censura democratica a volte voluta, come nel caso che citavi tu, ma a volte come effetto collaterale del sistema di comunicazione contemporaneo. Quindi una massa di informazioni che non ci permette di avere quei freni critici di cui parlava Huizinga per analizzare i fenomeni contemporanei. E quello che mi fa specie è sentire certi tecnoentusiasti, l'amico Riccardo Luna è uno di questi, parlare di internet come non solo della panacea di tutti i mali, compresi i mali delle istituzioni democratiche. E lì fa un esempio che secondo me è l'esempio che si potrebbe citare per dire come internet invece non garantisca una
un aiuto alle istituzioni democratiche. Ci concentriamo troppo spesso sul fatto che la democrazia sia partecipazione, ma la democrazia non è solo partecipazione, la democrazia è anche, io vorrei dire soprattutto, efficienza delle istituzioni democratiche. Se una democrazia non sa dare risposte ai problemi dei cittadini, non avrà mai un consenso. Non basta partecipare alle decisioni per apprezzare un'istituzione democratica. E Riccardo Lua fa il caso del referendum dell'acqua, famosissimo, no? È stata la vittoria di internet sulla censura dei vecchi giornali, della televisione. Però io chiedo, siamo sicuri che il messaggio acqua bene comune, l'acqua di tutti, l'acqua pubblica, sia come dire, fedele a quello che era poi il significato del referendum? E anche in questo caso cito un bellissimo pezzo di Federico Fubini che spiegava per filo e per segno. Federico Fubini secondo me è uno dei migliori analisti in circolazione, e spiegava benissimo perché gli errori, i fraintendimenti che erano nati intorno a questo caso. E quindi se il cittadino, se noi ci illudiamo che internet ci dia le chiavi critiche per interpretare un momento complesso come questo e dia ai decisori pubblici il consenso su certi argomenti, beh, forse stiamo pretendendo un po' troppo. Ecco, questa è la mia idea. Grazie. Allora do la parola adesso a Andrea Iannuzzi, che ci racconta un altro approccio, più forse relativo al lavoro delle redazioni e dal punto di vista dell'organizzazione giornalistica dall'interno. Sì, allora appunto come diceva Federico, io cercherò di affrontare il tema dal punto di vista della produzione e della cura dell'informazione, che non è necessariamente solo il lavoro di chi sta dentro, perché come in questo e nei precedenti festival e in tutti i consessi in cui si parla di giornalismo, ormai mi pare chiaro che le barriere tra chi sta dentro e chi sta fuori si stiano sempre più rarefacendo, e quindi non ha più senso parlare di produttori di informazione e consumatori, ma quella brutta parola che si chiama prosumers ormai credo sia diffusa. L'altra premessa che vorrei fare è che se qualcuno ha assistito ieri al bellissimo keynote speech di Matthew Ingram, forse ritroverà alcuni di questi concetti. Potete anche pensare che li abbia copiati, e in realtà è anche così, perché ovviamente Ingram è una delle fonti in cui tutti noi ci abbeveriamo. Però ecco, mi fa piacere che alcune cose che ha detto lui si ritrovino in questo ragionamento. Allora, dunque, quando ai vecchi tempi, cari vecchi tempi del mondo analogico, il problema dello slow journalism non si poneva, perché a decidere i tempi, le modalità, la quantità e la velocità delle notizie erano i giornali del mattino, con le loro belle pagine e il loro numero limitato di notizie, e i telegiornali che a varie ore scandivano il corso della giornata, anche lì con un numero limitato di notizie e con una scelta gerarchica che era di tempo invece che di spazio. Ma l'avvento del digitale ha cambiato sia il concetto di tempo che il concetto di spazio. Lo spazio, come ben sappiamo, è diventato illimitato, sia dal punto di vista della capienza di quante cose ci possono stare, sia dal punto di vista delle dimensioni, per cui non ha più senso pensare a delle cornici, a dei frame spaziali per chiudere e racchiudere le notizie inerenti a uno stesso argomento, perché ovviamente con l'hyperlink e con le correlazioni si va molto oltre questo limite spaziale. Per quanto riguarda il tempo, invece, sempre dal punto di vista dell'informazione, il passaggio, io l'ho così sintetizzato, è un passaggio da un aspetto sincronico a un aspetto diacronico, cioè mentre la carta fissa le notizie in un preciso istante della giornata, quando si decide di chiudere la pagina, come se fosse una fotografia, fa la fotografia della giornata in quel momento, ovviamente il digitale tratta le informazioni nel loro processo, in un arco di tempo, come se invece che una fotografia fosse un film. Se pensiamo in rete, ormai anche le relazioni sociali sono, per così dire, diacroniche, cioè quando noi facciamo una conversazione su Facebook la portiamo avanti per giorni e l'ultimo dei commenti la riporta in cima, quindi non c'è più
un flusso, non c'è più intanto, non c'è più una discussione contemporanea. L'idea della discussione contemporanea, tutti insieme nello stesso posto a parlare di una cosa, ha lasciato spazio a una discussione che invece va avanti nel tempo, però ritorna sempre al punto di partenza. Quindi questi sono i due concetti che hanno cambiato il modo di fare informazione. Ecco, io ho voluto sintetizzare così il concetto della differenza tra l'informazione su carta e l'informazione digitale. Verba volant, scripta manent. La potremmo tradurre bit volant, molecole manent. Nelle redazioni c'è ancora, per fortuna, una minoranza di giornalisti che ritiene che gli articoli, quelli veri, siano solo quelli che escono sul giornale di carta stampato. Mentre il web è come una volta si intendeva la narrazione orale, qualcosa che insomma si c'è ma non è ben definito. Insomma, se un giornale, se un articolo non esce in prima pagina o non esce in apertura di pagina, scritta, stampata, vale poco. In realtà, se ci pensiamo, è esattamente il contrario, perché l'aspetto digitale di un articolo, di una notizia, rimane nel tempo, mentre la carta in realtà si usura, le molecole diventano polvere, quindi nel tempo sarà molto più facile conservare un contenuto digitale che un contenuto cartaceo. Altro aspetto, le notizie, come chiunque abbia scritto qualcosa si sarà accorto, se una notizia è in rete, se una notizia è digitale, vola, noi la possiamo prendere, linkare, condividere sui social e diciamo potenzialmente spargerla ai quattro angoli del pianeta. Se rimane sulla carta, andrà solo laddove c'è un'edicola o laddove c'è un'emeroteca o laddove noi possiamo arrivare con la carta. E questo aspetto non è secondario anche nello sviluppo del business, perché per esempio un giornale come il Guardian, attraverso le sue edizioni digitali, è riuscito a conquistare il mercato statunitense, dove sta facendo degli ottimi risultati, e ha aperto un'edizione australiana. Se si pensava alla vecchia logica della distribuzione cartacea, questo tipo di business non si poteva immaginare. Allora, questo porta anche a una diversa concezione di come si costruisce la notizia e di come la si mantiene e la si elabora. Una volta, anche oggi nei quotidiani di carta, a delimitare, a dare i cosiddetti metadati a una notizia è la pagina del giornale con la sua data stampata che ti dice che quella cosa è stata scritta in quel preciso giorno con la regola dello ieri per chi legge, cioè se tu scrivi oggi una cosa e sai che uscirà sul giornale di domani, devi far finta che sia successa ieri. E poi sempre questo dato scritto sulla carta ti consentirà di archiviare quella notizia dentro al giornale in una parete del tuo archivio cartaceo in alto a destra l'aprile 2013. Online tutto questo non succede, perché un articolo pubblicato e indicizzato da Google può essere poi letto fuori contesto a distanza di giorni, di mesi. Ci sono delle applicazioni che fanno questo quotidianamente, Flipboard, Zeit, mescolano contenuti diversi da giornali diversi, da fonti diverse, e quindi quell'articolo che era stato pensato per stare in un determinato contesto viene decontestualizzato e riproposto in un contesto diverso. Cos'è allora importante fare? Perché il giornalismo definito slow, il giornalismo che vorrebbe Andrea Ferrazzi abbia successo, bisogna dare a questa notizia i giusti metadati, cioè fare in modo che con delle attribuzioni di categoria o di tassonomia, con i link giusti, con tutto quello che si deve portare dietro, anche se non compare scritto, questo articolo, questa notizia possa essere ricontestualizzata nel posto giusto e al momento giusto, senza sembrare una notizia appunto priva di ogni senso quando viene ripresa. Un'altra diciamo equivoco, secondo me, è quello delle cosiddette breaking news. Quando noi parliamo di fast journalism in maniera negativa,
probabilmente ci riferiamo ai rulli di notizie nelle home page dei siti che in maniera molto, molto rapida, spesso soprattutto quando ci sono delle breaking news, cambiano continuamente e ci danno questo senso un po' di ansia e di angoscia di non stare dietro al flusso della notizia. Però la verità è che noi ogni qualvolta scriviamo una notizia, anche se lo strillion home page cambia rapidamente, quella notizia ha un permanent link. Il permanent link significa che quella notizia di default resterà per sempre. Se noi non andiamo volontariamente a cancellarla, una volta che noi abbiamo scritto una cosa, questa cosa in rete e sul web è sempre ritrovabile. Quindi diciamo che tra gli strilli di home page, che attraverso il refresh sono non persistenti, c'è un rapporto tra gli strilli dell'home page che non sono persistenti, però il dettaglio dell'articolo a cui rimandano è persistente e quindi non credo che ci sia niente di più slow di una cosa che rimane per sempre e che ovviamente, come vediamo adesso, deve essere mantenuta. Questa è una definizione che mi ha dato un giorno bevendo un caffè il mio amico Marco Pratellesi, che probabilmente Serena conosce e anche voi conoscerete bene. Lui dice, quando si mette l'ultimo punto a un articolo scritto, una volta lì finiva il lavoro del giornalista. Adesso comincia un nuovo lavoro e una nuova vita della notizia, che io ho definito, che si definisce social news. Perché quella notizia comincia a essere condivisa sui social network, commentata dagli utenti, corretta dagli stessi utenti o dai giornalisti che hanno verificato che c'è stato un errore, anche se questo succede raramente, modificata, integrata. Questa notizia originale si trasforma rispetto al suo contenuto primario. Tra l'altro, trasformandosi aumenta anche il suo valore commerciale, perché diventa una nuova notizia e questo è una cosa su cui si accennava prima con Serena. Anche per questo ormai considerare il peso e il valore anche economico di una notizia in base alle page views o ai click fatti sul sito è abbastanza riduttivo, perché innanzitutto molti accedono dal mobile e poi perché l'importanza della notizia aumenta tanto in quanto è più condivisa sui social network e il numero delle condivisioni non viene registrato nelle page views. Per cui anche nelle metriche, secondo me, bisognerà cominciare a ragionare in... Hai ragione. Esatto. In maniera diversa. Ecco, seguire gli sviluppi della notizia e farne la manutenzione è un lavoro complicato, perché all'interno delle redazioni poi invece il ritmo della giornata è molto affannoso, però ecco, se si riesce a fare questo è proprio il modo di passare dal sincronico al diacronico. Volevo brevemente affrontare un tema che si affronta poco, quello degli archivi digitali. Nel mondo analogico l'archivio è tradizionalmente un luogo di conservazione del passato, una biblioteca, un museo, ed è tradizionalmente sincronico perché ferma il passato in un preciso momento. L'archivio digitale in realtà con questo concetto non esiste, perché l'archivio digitale è un eterno presente. Noi rispetto a un contenuto particolare, a un topic, recuperiamo tutto quello che è stato scritto o tutti i materiali audiovisivi relativi a questo topic, ma li attualizziamo nel presente in cui ce l'abbiamo davanti al nostro schermo di computer o al nostro tablet, perché i link, le categorie, i tag ce lo riportano nel presente. Quindi questo è un archivio diacronico. Il paradosso è che, salvo alcuni esperimenti che si stanno facendo, ma sono un po' di nicchia, in realtà non esiste un archivio di internet. Cioè, se un sito chiude, tutto il materiale che c'era in questo sito si perde. Quindi, se io voglio sapere com'era fatto un sito di 15 anni fa, che poi non ha avuto successo o per vari motivi è stato chiuso, io in rete non ne trovo più traccia. Quindi bisognerebbe immaginare, sempre in ottica slow, dei luoghi della memoria digitale in cui poter andare a recuperare quei contenuti non attualizzati, ma come erano allora, cosa che attualmente non esiste. Ci sono poi delle criticità legate a questa eterna permanenza e immanenza. Una è il cosiddetto diritto all'oblio. Proprio perché il passato
ritorna come eterno presente, a volte può essere un presente scomodo, può essere un presente parziale o non veritiero, e però è lì in un click, in una schermata di Google o in un articolo che viene condiviso. Tant'è vero che in Italia, da alcune recenti disposizioni, il garante della privacy obbliga le aziende editoriali ad aggiornare i propri archivi online con gli sviluppi delle notizie. Per cui se io sono stato condannato in primo grado e poi sono stato assolto, devo poter andare a ritrovare l'articolo originale con l'aggiornamento sulla soluzione o comunque un link molto evidente che mi rimanda alla soluzione. Questo raramente accade, forse mai, però queste sono le disposizioni, quindi significa che questo tema è sentito e si sta cercando di affrontarlo. Anche qui fare giornalismo slow significa mettersi lì con pazienza e cercare, quando si parla di una persona o di un evento, di distinguere le informazioni utili, le informazioni che sono ancora attuali, le informazioni che possono essere ancora date e condivise, e quelle che invece non hanno più interesse perché evidentemente appartengono a un passato che non è più attuale o addirittura non è più vero, dovrebbero essere tralasciate. L'altro tema è quello dei contenuti digitali che ci sopravvivono. Tutto quello che noi mettiamo sui social network, parole, foto, musica, contatti, se noi dovessimo disgraziatamente venire a mancare, a chi appartengono? Chi è che può gestire un profilo al posto nostro se noi non gli abbiamo dato spontaneamente la nostra password? Questo è un problema. È il problema del testamento digitale. Google adesso consente di dare disposizioni per gestire account che vengono, diciamo, abbandonati, e quindi teoricamente anche account post mortem, e quindi anche questo è un tema che ci si sta cominciando a porre. Dal punto di vista di chi produce informazione, questo è un problema deontologico, perché chi lavora nei giornali o comunque nelle radio, nelle televisioni, probabilmente gli sarà capitato, c'è un fatto di cronaca, un incidente stradale o un fatto di cronaca nera, la prima cosa che si fa, si va sul profilo Facebook della persona e lo si saccheggia letteralmente, si prendono foto, infatti ormai è normale vedere a corredo di un articolo di cronaca nera la foto di qualcuno che sorride in una festa, perché è una foto presa da Facebook, perché si pensa erroneamente che siccome quella foto è stata messa su Facebook sia pubblica e a disposizione di tutti. Non è così, e chi fa giornalismo dovrebbe un po' riflettere su questo. In realtà poi dici tanto lo fanno tutti, poi una volta che ho affrontato questo tema mi è stato detto sì, ma anche una volta quando si facevano gli articoli di cronaca nera si andavano a rubare le foto dai comodini. Ho capito, il fatto che lo si facesse non è che fosse una cosa fatta bene. L'ultimo tema di criticità, affrontato appunto anche ieri da Ingram, è quello della cosiddetta filter bubble. Ci sono tutta una serie di metodi, di sistemi, per cui i social network, Google, i motori di ricerca, in genere il nostro ambiente della rete è diciamo fatto su misura, come se fosse un abito, su noi stessi. Queste sono le cosiddette bolle invisibili, definite così da Eli Pariser, create da questi filtri che ovviamente hanno i nostri dati e quindi riescono a darci le informazioni che ritengono più affini a noi, più vicine a noi. Questo crea un rischio che viene definito il rischio dell'omofilia, cioè siamo circondati solo dai contenuti che sono appunto più omogenei e quindi rischiamo di avere un'informazione intorno a noi che è molto parziale, che è molto omologata al nostro cosiddetto grafo sociale. Anche qui, cos'è il compito di un buon giornalismo? Ripeto, non distingo tra giornalismo professionale e giornalismo non professionale. Un buon giornalismo è quello di andare con un ago a bucare questa bolla e sapere che sia le informazioni che sono intorno a lui, se non vengono bucate, sono parziali, sia le informazioni che rischia di trasmettere fuori hanno questo vizio d'origine. Ultimo aspetto, quello che appunto io sintetizzo con la differenza tra accessibilità e accesso. Immaginiamo la quantità di informazione e di dati che è stata immessa sul web grazie ai processi di digitalizzazione, di musei, di collezioni, di informazione scientifica, di qualunque cosa.
Però di tutta questa massa di dati e di informazioni che ci sono, l'utente ne raggiunge effettivamente solo una minima parte, perché non sa quanti ne esistono. Raggiunge quello che va a cercare con Google o quello che gli arriva tramite i processi che descrivevamo prima, ma non sa rispetto a quell'argomento quanta coda lunga c'è, perché non va a cercarsi la pagina 105.000 di Google. Allora, questo significa che a fronte di una ampia accessibilità c'è un basso livello, una bassa percentuale di accesso. Anche lì un buon giornalista dovrebbe riuscire a inserirsi in questa differenza, cercando di colmare questo gap tra accessibilità e accesso. Per concludere, credo di aver spiegato che secondo me non esiste una distinzione tra fast e slow journalism. Premesso che secondo me non si dovrebbe mai usare un aggettivo per definire il giornalismo. Il giornalismo è giornalismo. Forse possiamo distinguere tra cattivo e buon giornalismo, però non siamo noi quelli che possiamo giudicare. Io due belle definizioni di giornalismo le ho trovate e ve le trasmetto così. Una è di Jay Rosen e dice che cos'è un giornalista? Un giornalista è uno che dice: io sono lì, tu non ci sei, ti racconto quello che succede. Se per quel lì non intendiamo solo un luogo fisico, ma anche un luogo digitale, forse questo tipo di definizione torna. E l'altro, che riguarda più invece la permanenza dei contenuti, è di Maria Popova, che gestisce un blog meraviglioso che si chiama Brain Picking, e lei dice: se qualcosa mi interessa ed è senza tempo e attuale, io ne scrivo. Grazie. Okay. Grazie Andrea, ci ha dato sicuramente un sacco di spunti su cui meditare. Ho fatto soltanto un'aggiunta. Riguardo il tuo accennare al fatto della scomparsa delle notizie, una cosa che mi sto accorgendo adesso, lavorando su una ricerca sulla content creation, che non scompaiono soltanto intere notizie, ma anche singoli contenuti all'interno delle stesse, nel senso che siccome ci appoggiamo, chiaro, sempre più chiaro. Se tu ogni link che esatto. Tu hai messo in una notizia, se quel link sparisce, tu lo hai perso. A quel punto forse bisogna trovare un modo di no, ma infatti sì, però il problema è che forse questo è un problema di costruzione, cioè bisogna immaginare un'architettura diversa. Nel senso che è proprio, cioè costruire questi luoghi della memoria digitale è un tema di cui si sta occupando, per esempio, uno dei miei maestri, che è Mario Tedeschini Lalli, che avrete sicuramente incrociato nei vari panel qui. È una cosa non semplice, perché riguarda, cioè il problema è che andarli a recuperare dopo è complicato. Bisogna entrare nell'ordine di idee di costruire contenuti digitali nell'ottica di questa necessità di mantenerli permanenti anche nel momento in cui essi dovessero diventare parte del passato. Sì, infatti. C'era per esempio uno studio recente sulla primavera araba, moltissimi filmati relativi, cioè dopo 2-3 anni sono già scomparsi. Poi un'altra cosa che volevo dirti è riguardo al fatto della continua modificabilità dei testi. In un certo senso questo non rischia anche di andare a minare la responsabilità del giornalista, che può facilmente modificare un articolo anche senza qualche volta avvisare il lettore? No? No, quello si tratta poi di stabilire delle regole, nel senso che è ovvio che quando tu modifichi un articolo dovresti dire: questo articolo è stato modificato perché Tizio ci ha aiutato a correggerlo, oppure perché nel frattempo è successo questo. E è ovvio che la modifica non deve essere truffaldina, però è anche vero che appunto la notizia è un processo e solo con un'apertura reciproca si può migliorare il prodotto giornalistico. Cioè il problema non è tanto, tu hai citato i fatti di Boston, il problema non è tanto che all'inizio si possono dare delle informazioni, ovvio arrivare a pubblicare su un giornale delle foto sbagliate è un errore, ma il problema non è tanto l'errore iniziale, il problema è la possibilità di correggere questo errore, nel senso che proprio allora, quando tu ti occupi o ti occupavi di una notizia che doveva finire sul giornale del giorno dopo,
passavi tutta la giornata a verificarla, a un certo punto dicevi sì, ok, è così, la pubblico sul giornale, poi magari sbagliavi lo stesso. Adesso non puoi più così, perché la notizia è breaking, perché devi seguire il flusso delle notizie, quindi ci sta che all'inizio tu dai una notizia sbagliata. Dice appunto Ingram, breaking news are messy, cause real life is messy, cioè le notizie sono confuse, disordinate in sé, perché la vita è così. L'importante è che poi questa sia una ricchezza e non una povertà o un andare fuori strada. Cioè noi dobbiamo abituarci al fatto che il giornalismo è in una corrente, cioè non è più un distribuire contenuti dall'alto verso il basso, è stare dentro a un flusso, che è lo stesso flusso con cui siamo abituati a convivere tutti i giorni, stando sui social network, stando su internet o guardando la televisione, nella maniera in cui viene fatta oggi la televisione. E riconoscere quando si sbaglia, ovviamente. Quello sì, riconoscere quando sì, ma riconoscere quando si sbaglia non è per dire perché riconosco che ho sbagliato, perché è bene così, ma riconosco che ho sbagliato perché do una notizia in più e quindi faccio comunque il mio lavoro. E un'altra cosa è chiedere sempre quando non si sa, cioè se uno non sa una cosa va dai suoi follower di Twitter o va nella sua comunità online e dice mi hanno detto che è successo questo, vi risulta, qualcuno ha qualche notizia in più, io non lo so. Porsi in questo modo, che è il modo in cui si fa giornalismo social già all'estero, negli Stati Uniti, Paul Lewis, Andy Carvin, è un modo corretto di migliorare la qualità dell'informazione a favore dell'utente che poi è un tuo collaboratore. Grazie. Siamo? Ok, ora do la parola a Serena D'Anna del Corriere della Sera. Sì, buongiorno. Grazie Federico, grazie Andrea. E insomma, e voi per essere qui e cominciare, diciamo, questa giornata alle 10 del mattino con insomma un argomento abbastanza impegnativo. Quindi proverò a essere breve e leggera. Ok, ci siamo. Io volevo cominciare da lui, che probabilmente tutti conoscerete, ovvero da William Gibson, che è un autore di fantascienza americano, naturalizzato canadese, ed è considerato il papà del cyberpunk. William Gibson nel 1982 pubblica questa raccolta di racconti usciti precedentemente nel 77, a partire dal 77 su una rivista che mi pare si chiamasse Omni, e esce La notte che bruciammo Chrome. Questa raccolta di racconti ne contiene uno in particolare, che si chiama Frammenti di una rosa olografica, e per la prima volta viene citato il termine cyberspazio. Che cosa si intende con cyberspazio? Nell'accezione di Gibson, che poi tutto il filone del cyberpunk si porterà al filone della fantascienza e anche quello, diciamo, anche i primi intellettuali che cominciano a ragionare sul tema, il cyberspazio è vista come una realtà altra, cioè fondamentalmente l'idea è che il mondo è corrotto. Le multinazionali, che già cominciano ad essere le bestie nere del mondo del business e della politica, stanno inquinando le relazioni umane, commerciali, politiche, e quindi nasce l'idea di questo spazio altro dove le macchine, in quanto programmate dai buoni, possono essere buone. Più o meno contemporaneamente in Silicon Valley, quella che è diciamo la regione dell'innovazione, del progresso, le più raffinate menti americane cominciano a lavorare sulla realtà virtuale. Realtà virtuale intesa appunto come un ambiente immersivo in cui attraverso le interfacce le persone possono entrare in una nuova dimensione appunto virtuale. La persona che vedete qui è Jaron Lanier, che sicuramente tutti voi conoscerete, che erroneamente viene spesso definito il papà della realtà virtuale. Jaron Lanier non è il papà della realtà virtuale, ma è stato sicuramente uno dei comunicatori più efficaci del sogno della realtà virtuale. E oggi collabora con il consulente di Microsoft, di Linden Lab, e insomma partecipa agli esperimenti più interessanti del appunto in tema di realtà immersiva e realtà virtuale. Nel 1991
un collettivo artistico che si chiama VNS Matrix utilizza per la prima volta la parola cyberfemminismo, cioè per la prima volta l'idea del cyberspazio entra nel femminismo, cioè diventa il cyberspazio, diventa anche quel luogo in cui le donne bistrattate, non capite, maltrattate, possono trovare uno spazio giusto, uno spazio in cui esprimersi e in cui appunto essere rispettate. Questi sono appunto gli anni in cui realtà virtuale, cyberspazio entrano nelle discussioni e nella quotidianità, nelle discussioni quotidiane. Sono anche gli anni in cui cominciano i primi esperimenti di un'informazione cosiddetta virtuale, nascono le prime redazioni online, anche in Italia le prime sono state, credo, il Foglio e la Stampa, i primi giornali a provare a fare dei siti online, a portare sul web l'informazione, e si sviluppa questa idea per cui l'informazione online deve essere qualcosa di diverso dall'informazione cartacea. Questa idea, diciamo, molto alla McLuhan, per cui se noi facciamo informazione online, l'informazione deve essere semplice, colorita, veloce, immediata, anche se sgrammaticata magari non fa niente, l'importante è esserci, appunto, essere fast. E per cui le redazioni online si riempiono di persone e idee che fondamentalmente appunto sviluppano questa falsa teoria per cui c'è un'informazione alternativa. Nel 2003 arriva Second Life. Second Life rappresenta l'applicazione, diciamo, quotidiana di queste idee di mondo virtuale, la svolta di massa in qualche modo della realtà virtuale. E tutti noi che nella nostra vita siamo, diciamo, sfigati, repressi, andiamo in ufficio, non ci piace il lavoro che facciamo, la bambina non ha mangiato, il marito è arrabbiato, entriamo nel mondo di Second Life e siamo tutti biondi, di successo e fantastici. Per cui effettivamente c'è un momento in cui la realtà virtuale prende assume un significato che fa pensare anche ad alcuni osservatori che effettivamente è così. C'è un mondo fisico e c'è un mondo virtuale, le redazioni si trasferiscono su Second Life, le aziende cominciano a fare business su Second Life, per la prima volta si pensa ad un'informazione virtuale. Poi che cosa succede? Nel 2004 arriva Facebook e Facebook è, a mio avviso, un po' il cosiddetto turning point, cioè il punto di svolta di tutto questo. Su Facebook non ci sono i cani che si travestono da fantastiche donne bionde e di successo. Su Facebook ci sono i compagni di scuola, ci sono gli amici. Facebook dimostra, e lo dimostra fin dall'inizio, che non esiste una socialità altra, ma che il web è semplicemente la continuazione della socialità, è una maniera, diciamo, diversa ma non opposta, per cui appunto i due mondi online e offline cominciano ad integrarsi, cominciano a confondersi. Facebook è un canale per estendere la propria socialità, non uno spazio appunto per crearne una diversa. E online e offline finalmente cominciano ad essere viste come due stanze dello stesso appartamento, come negli alberghi di lusso, non sono due mondi separati, ma comunicano. E arriviamo alla situazione di oggi. E oggi appunto internet, avrete sentito 8.000 dati in questi giorni e quindi perdonatemi se con un po' di ridondanza ve li do anche io, 2 miliardi e mezzo di utenti, 1 miliardo e mezzo su Facebook, 500 milioni su Twitter. Quali sono le parole d'ordine del web nel 2013? Il web non esiste, il web è il mondo, così come l'informazione che noi troviamo online è la stessa informazione che troveremo in un'edicola multimediale, cioè come in edicola hai il settimanale di approfondimento, il giornaletto porno e insomma il gossip, così sul web trovi
tutto, sta diciamo all'utente capire dove andare, che cosa cercare. Internauti, no? Una parola che si usava moltissimo e purtroppo a volte ancora nei giornali qualcuno la usa insieme all'espressione popolo della rete, che insomma ci fa arrabbiare parecchio. Gli internauti non esistono più, esistono i cittadini che si muovono nel online e offline, diciamo, con soluzione di continuità. Fluidità e convergenza diventano le due parole d'ordine per stare online. Come si muove il giornalismo in un panorama del genere? Ecco, per me la parola d'ordine, forse anche un po' scontata, è qualità. Nel senso, c'è la tentazione di fare una scelta drastica, cioè di dire ok, allora la sicurezza degli estremi, facciamo solo approfondimento e non facciamo news, facciamo slow e non facciamo fast, facciamo lungo e non facciamo breve. Ecco, credo che questo sia un po' in contraddizione con quella che è la nostra realtà mediatica. Non respingiamo la sicurezza degli estremi, non siamo, diciamo, per fare una citazione colta, non siamo uomini ad una dimensione, non esiste l'informazione a una dimensione. La sfida per noi giornalisti del futuro e anche per i lettori del futuro è quella di miscelare la qualità, cioè noi possiamo fare buona informazione con le breaking news, lo possiamo fare con, diciamo, la notizia da dare velocemente online, con l'approfondimento, con tutte le forme che il giornalismo propone. Volevo fare solo un esempio a questo proposito, che è un sito che sicuramente conoscerete, che si chiama BuzzFeed, che è un sito che nasce nel 2006 grazie alla genialità di quest'uomo che si chiama Jonathan Peretti, che è quello che ha partecipato anche alla fondazione dell'Huffington Post, quindi è considerato un po' il genio o il salvatore del giornalismo americano. BuzzFeed nasce come un sito di lolcats, no? di gattini stupidi, di notizie buffe. A un certo punto nel 2012 viene assunto quello che all'epoca è considerato il miglior cronista politico d'America, che è Ben Smith, che arriva appunto da Politico, la testata di Washington specializzata in Casa Bianca. Grande scandalo nel mondo dell'informazione americano, com'è possibile che Ben Smith, che tutti si aspettavano da lì a qualche anno alla direzione del Washington Post, del New York Times, arrivi a fare i gattini. E invece Ben Smith, da persona molto intelligente qual è, affronta questa sfida e al momento noi abbiamo un sito, andatelo a vedere se non lo conoscete, che miscela perfettamente quello di cui parlavamo prima, cioè ci sono i gattini e ci sono l'ultimo acquisto dal New York Times, l'hanno fatto la settimana scorsa per come capo delle news di BuzzFeed, e ci sono i gattini, ci sono i reportage di altissima qualità fatta appunto dai migliori cronisti sulla piazza, ci sono le notizie di approfondimento, ci sono le breaking news. E volevo chiudere con una frase che ho ripescato mentre preparavo, diciamo, questa presentazione, e ho ritrovato un bel ritratto di Jean Lanier fatto dal New Yorker, e a un certo punto citano un episodio del 2010. Jean Lanier è a una conferenza ad Austin, una delle più importanti conferenze tecnologiche, e chiede al suo pubblico di non twittare, e lo argomenta così: dice, se prima ascoltate e scrivete poi, quello che scriverete avrà avuto il tempo di passarvi attraverso il cervello e voi ne farete parte. Questo vi fa esistere. Se diventate soltanto trasmittenti di informazioni, esistete davvero? Ora, insomma, prima di rivolgere questa domanda anche ai miei colleghi e magari a voi, io ci ho ragionato un bel po', sono passati 2 anni e mezzo, anzi 3, ma ancora non è molto facile, secondo me, rispondere a questa domanda. È una domanda che, come tutte quelle fatte da persone intelligenti, mette, secondo me, ancora in crisi. La risposta che mi sono data io è che Jean Lanier, che come sapete poi ha avuto diciamo, è diventato uno dei critici del web e ha assunto, diciamo, delle posizioni di profondo tecnoscetticismo. Jean Lanier resta comunque un amante delle macchine
E io credo che noi siamo, in quanto esseri umani, siamo capaci di rileggere quello che trasmettiamo, siamo capaci di ragionare mentre trasmettiamo e siamo capaci anche appunto di tornare su quello che abbiamo trasmesso. Ovviamente ci sono una marea di problematiche, Andrea prima ha parlato di archivio, la volatilità delle informazioni, la volatilità dei contenuti digitali è un problema reale, concreto, ma appunto Jaron Lanier resta un fedele delle macchine, dei chip, io resto, come dire, una appassionata delle capacità cognitive e delle abilità degli esseri umani, per cui restiamo innamorati degli esseri umani. Grazie. Faccio una domanda veloce io, poi diamo la parola al panel per chi vuole fare integrazioni, aggiunte, correzioni, non credo, e poi diamo la parola di nuovo al pubblico per eventuali domande. Riguardo a quello che dicevi sui BuzzFeed, che mi sembrava molto interessante questa loro mescolanza, no, di alto e basso, che è forse un esperimento abbastanza inedito perché anche si distingue un po' da Huffington Post, secondo te è qualcosa che potrebbe essere importato anche per un pubblico italiano o noi siamo troppo abituati a pensare a una distinzione tra cultura alta, tra giornalismo alto, giornalismo. Cosa ne pensi? Allora, grazie innanzitutto per la domanda perché insomma, è molto interessante la tematica che poni. E sicuramente in Europa c'è un problema di cultura alta, cultura bassa che purtroppo permane e insomma noi alla lettura del Corriere della Sera proviamo proprio ad andare un po' contro questa idea che esista appunto una cultura alta ad appannaggio di accademici e che non può essere capita da chi non ha tre lauree. E, detto questo, io credo che in Italia l'esperimento BuzzFeed sia stato fatto, anzi, con parecchio anticipo, ma purtroppo è stato fatto male. Nel senso che noi siamo abituati, diciamo, i siti internet dei giornali, delle grandi testate tradizionali, sono piene di contenuti autorevoli che però, Andrea, molto spesso vengono dalla carta. E notizie, appunto il famoso colonnino di destra, no? Tanto discusso. E, per cui ecco, torniamo a quello che dicevo prima, è un modello che dovrebbe essere, appunto noi l'abbiamo fatto tempo fa, l'abbiamo fatto male e continuiamo spesso a farlo male, perché credo che poi è importante avere una linea editoriale, cioè non penso che tu puoi avere nello stesso sito il cane a tre teste, il topless e l'inchiesta diciamo sulle mafie al nord, o meglio devi fare bene tutto, cioè BuzzFeed perché funziona? Perché anche la galleria sui gattini è fatta con cura, è fatta, cioè niente è lasciato al caso, per cui c'è un principio di qualità che viene applicato a tutti i contenuti e credo che questo andrebbe importato in Italia. Okay, grazie. Tu Andrea mi puoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo solo fare una piccola riflessione poi a margine di quanto detto dai miei colleghi. È questa, non è che poi anche una domanda, stiamo confondendo l'informazione, il giornalismo fast soltanto con il web, mentre non è solo questo, e faccio solo un esempio molto molto concreto, e potrebbe titolare così: da Novi Ligure a Boston. Non so quanti di voi si ricordano cosa è successo a Novi Ligure 2001, del Facebook, come ci ricordava Serena, e come mi ricordava Serena è nato nel 2004, quindi non esisteva. Delitto, uno dei più crudeli della storia, della nostra storia. Prime notizie sono stati gli albanesi. Subito si scatena la caccia all'uomo, e che soltanto per, come dire, la rapidità forse delle indagini e della bravura delle forze dell'ordine ha permesso di evitare come dire, un epilogo tragico. Quindi quello che voglio dire io, non è l'informazione fast, non è solo tipica del web, ma è tipica anche degli altri canali di trasmissione come la radio, come la televisione. E il punto è che il web ha impresso una nuova accelerazione a questo tipo di informazione, e i processi sommari che si consumano sui social media, su Facebook in particolare. Io ve lo dico, io odio Facebook, mi sono cancellato da Facebook, per me è
assolutamente un luogo che non voglio più perdersi neanche un minuto di tempo. Però fino a che sono processi mediatici fondati su notizie spesso non verificate, e poi abbiamo l'esempio di pochi giorni fa di Boston, in cui appunto un giornalismo troppo fast rischia di provocare veramente effetti tragici. Internet rischia davvero di rovinare la vita delle persone, e quindi io non sono nostalgico della carta, ho fondato e diretto per alcuni anni un sito di informazione, quindi anch'io apprezzo internet, però credo che sia necessario mantenere quei freni critici di cui parlava Huizinga perché internet ci aiuti a vivere meglio, altrimenti internet veramente ci può anche rovinare la vita. Okay. Volete aggiungere qualcosa su questo argomento, Andrea? Sì, magari. O diamo la parola al pubblico? Domanda. Luca? Luca? Sì, microfono. Arriva. Luca Conti, buongiorno, mi scuso per il ritardo, ma sono stato slow e ho fatto una conversazione che è andata lunga in un bar. No. Abbiamo allungato apposta per te. Battute a parte, credo che il focus potrebbe essere, non lo pongo come alternativa, ma come integrazione alla conversazione, dovrebbe essere anche spostato sul lettore, nel senso l'osservazione che fa Andrea la contesto un po', nel senso che il giornalismo deve essere di qualità e non deve ovviamente eccedere nel rincorrere, abbiamo parlato anche in altre conversazioni qui a Perugia, l'essere primi, che poi essere primi significa arrivare un minuto prima o cinque minuti prima di qualcun altro online, e quindi alla fine è un primato che può essere vantato tra gli addetti ai lavori, ma ai lettori non lascia molto. Dovrebbe essere puntato sull'educazione del lettore e anche la sensibilità del lettore, perché se il lettore poi o il telespettatore premia, come è stato nel caso di CNN per Boston, chi incalza le notizie, anche se poi il 90% sono rumor e non dà un valore aggiunto, online ricarica le pagine o segue il sito perché cambia il titolo della stessa notizia ogni 5 minuti, e allora dal punto di vista del giornale e del giornalista mi viene quasi da dire fa bene a comportarsi in quel modo, a essere fast, perché paga. E quindi è un po' una questione che va affrontata sia sul lato della domanda che dell'offerta. Non so se mi spiego. Il modello di business anche, no? Perché alla fine, scusa, intervengo io che sono il moderatore, mi sono in fila della conversazione, ma perché alla fine poi il problema, penso che il modello di business che si basa su fare traffico ti induce inevitabilmente a produrre un certo tipo di contenuti, per cui stanno nascendo in effetti tentativi di finanziamento alternativo, dal paywall al crowdfunding. Il problema è capire se poi questi esperimenti quanto funzionano, se funzionano. Leggevo di recente di un sito olandese, mi pare, no, danese, che è The Correspondent, che ha raccolto tantissimo. Volete aggiungere qualcosa su questo? Scusate la mia intromissione. No, è quello che... No, forse Andrea volevi prima... No, io volevo solo spendere una parola a favore dei miei colleghi e di chi fa il mio mestiere. Cioè, bisogna anche tenere conto che c'è purtroppo una differenza tra l'ideale, che è quello che dice Luca, è quello che ci siamo detti oggi, e poi la realtà dei fatti. Si lavora spesso con redazioni ridotte nel numero, con appunto la non possibilità di fare tutte le verifiche che sarebbe necessario fare, e comunque con la necessità e l'esigenza di informare, magari con il tuo capo servizio o il tuo capo redattore che ti incalza, tu magari che sei fuori e dalla redazione ti dicono ma insomma dammi le notizie, è già uscita l'agenzia, eccetera. Per cui c'è anche un'organizzazione del lavoro che andrebbe modificata. Io per esempio la butto là, mentre oggi nelle redazioni tradizionali l'organizzazione del lavoro è ancora, io la definisco in parallelo, per cui magari ci sono tre capi redattori che seguono contemporaneamente l'evolversi delle notizie sulle varie piattaforme, e ci sono redazioni divise secondo settori o secondo competenze, io immagino che forse per una copertura delle notizie più adatta al flusso di cui parlava anche ieri Ingram, ci vorrebbe una
un'organizzazione in serie, per cui invece di avere tre capi redattori insieme, c'hai un caporedattore che fa un orario, un caporedattore fa un altro che fa un altro, e però seguono tutte le piattaforme, e la redazione invece di strutturarla in settori rigidi, la strutturi in uno che fa produzione, quindi è quello che dà la notizia, che è sul posto magari o che ha le sue fonti, in uno che fa curation e quindi controlla quello che c'è intorno e cerca di valutare quello che può essere, che può aggiungere, quello che può correggere, quello che può modificare e migliorare la notizia, e uno che fa condivisione, per cui cura tutto l'aspetto social del notiziario. Secondo me queste sono specializzazioni alle quali prima o poi bisognerà arrivare, perché fare produzione di notizie, fare curation e fare condivisione non è la stessa cosa, non è lo stesso mestiere. Se riusciamo ad arrivare a questo, forse miglioriamo il prodotto. Mai una brevissima precisazione, cioè, ma partendo dal presupposto che secondo me qualsiasi pretesa pedagogica del giornalismo è l'errore proprio più grande che uno possa fare, ed è un errore che noi in Italia abbiamo scontato tantissimo e che secondo me è alla base dei disastri politici attuali, cioè l'idea che esista appunto un giornalismo che può educare le persone. E... No, certo, mi è chiaro. E detto questo, è vero quello che tu dici, Luca, cioè è vero che poi appunto basta, cioè, che stiamo un attimo dall'altra parte, voglio dire, siamo giornalisti ma siamo anche appunto cittadini, telespettatori. Anche io ero a casa quando c'erano gli eventi di Boston, ero lì, volevo esserci subito ed ero arrabbiata se il mio sito non aggiornava no, ogni 3 secondi, perché sta succedendo qualcosa di clamoroso e tu vuoi seguire in tempo reale. Quindi è vero che da un lato c'è questa spinta qua che dicevi tu, che ovviamente ti crea del panico, perché dici la gente cosa vuole, io glielo devo dare. D'altra parte però che cosa c'è? Che se fai una cazzata, poi le persone non tornano, o meglio, magari la prima volta ci tornano, ma la seconda, la terza, quindi diciamo bilancia questa pulsione a voler dare ai lettori quello che i lettori chiedono in termini di immediatezza e presenza, diciamo, in tempo reale, la paura che poi se sbagli non tornano più. Sì, certo, quando hai un brand come CNN magari ti puoi permettere forse delle cose che altri fanno più fatica. Altre domande? Salve, io volevo sapere una cosa in merito a, sì, una fortuna che ho avuto di parlare con Azzurra Meringolo, che è stata una giovane giornalista che ha seguito da vicino i fatti di Piazza Tahrir in Egitto già da prima, quindi ha avuto modo di vedere lo sviluppo, lei era lì per un dottorato, quindi ha seguito molte cose, e lei ha tenuto questa conferenza dove raccontava appunto anche l'influenza del web, del tantan mediatico nell'organizzazione, nel modo di fare cultura, anche una cultura nuova rispetto alle consuetudini, insomma anche ai tabù culturali che regnavano nell'Egitto del tempo, insomma. E in particolare raccontava di questi blog dove le zitelle sopra i 30 anni, che è un tabù molto consolidato dell'Egitto, insomma, che non parlavano con nessuno della loro condizione, perché era vista come socialmente negativa, in questi blog si sfogavano e raccontavano molto la loro vita, sì, anche consorziavano, sempre però tramite lo strumento social, tramite il blog, e questo però in Egitto non ha creato poi una modifica di come viene affrontato questo tema nella vita concreta, quindi concretamente le persone mantengono i tabù inalterati da questo punto di vista. Volevo capire se secondo voi dipende dal web questa situazione qui, oppure altri mezzi di informazione, magari il cartaceo e il televisivo, avrebbero potuto infrangere questo tipo di tabù culturale. Grazie. Non ho afferrato bene il senso della domanda, porta pazienza. Se ho interpretato bene, e cerco di rispondere, non so se hai letto il libro a proposito della rivolta di Piazza Tahrir, Rivoluzioni 2.0.
Un bellissimo libro raccontato da chi è stato, tra l'altro, un libro che è un pugno nello stomaco in certi tratti, scritto da chi è stato uno degli animatori della protesta sulla rete e quindi un manager di Google, che si è dedicato a questa causa, anima e corpo, è stato imprigionato, ha subito torture, veramente un libro in presa diretta, un racconto secondo me straordinario di quello che è successo. E però secondo me da questo libro, come dire, si evince c'è una lettura più profonda che si può fare, ed emerge in modo chiaro, secondo me, come soprattutto sui social media l'aspetto emozionale prevalga sull'aspetto razionale. E lui ha fatto due tentativi per, come dire, alimentare la protesta. Il primo dedicando una pagina a El Baradei, che doveva essere poi, no, il nuovo leader, e una pagina molto, come dire, con contenuti molto più tecnici e razionali, un po' più politica, e non ha avuto grandissimo successo. Poi ha dedicato una pagina a una vittima dei primi scontri, non mi far dire il nome perché è un nome arabo, che è stato trucidato di botte dalle forze dell'ordine. Quindi ha pubblicato la foto di questa vittima, quindi in condizioni ovviamente molto, una persona morta dalle botte che aveva preso, e ha iniziato a parlare come se fosse la vittima a parlare. E quindi è chiaro che ha iniziato a raccontare una storia che suscitava subito emozioni, e quella è stata la vera miccia che ha fatto, che ha incendiato un po' anche un po' gli animi, e ha dato un grande riscontro a questa pagina Facebook. Quindi lì, per venire alla tua domanda, spero di averla interpretata bene, il web può giocare un ruolo, però anche qui secondo me è l'aspetto dello storytelling e dell'emozionalità che dà efficacia, altrimenti se adattiamo un linguaggio da old media ai new media, anche il mezzo rischia, come dire, di essere inefficace. Io forse posso aggiungere qualcosa, se ho interpretato bene la tua domanda, queste rivendicazioni venivano poste solo attraverso i blog, non canali mainstream. Quindi, guarda, io adesso mi sto occupando di una ricerca che riguarda anche Occupy Wall Street, che è molto forse attinente a questa cosa, nel senso che loro hanno cercato in maniera molto consapevole di adoperare i social media per presentare la propria agenda. Il problema è quanto poi effettivamente i mainstream media recepiscono questa cosa, o quanto preferiscono mantenere il proprio ruolo di gatekeeper, di custodi poi di quella che diventa effettivamente notizia, anche perché magari per timore di essere usati, no? Perché non sempre tutto quello che viene attraverso il web è affidabile o comunque può avere l'imprimatur di giornalismo. E quindi secondo me la risposta è no, nel senso che non basta generare da soli contenuti se questi poi non vengono effettivamente, non entrano nel circuito dei media, però d'altra parte questo è vero nel breve termine. Nel lungo termine, in Occupy Wall Street, per esempio, il fatto di avere il Tumblr dedicato con tutte le storie delle persone emarginate, eccetera, ha prodotto comunque un effetto di una maggiore consapevolezza di questo problema, il cosiddetto 99%, che ha fatto entrare questo tema nell'agenda politica anche. Quindi probabilmente anche in questo caso magari non si notano gli effetti immediati, però il fatto stesso che se ne parli contribuisce nel medio e lungo periodo a cambiare le cose. Io volevo solo aggiungere una cosa brevissima, anche magari per dare un po' la dimensione del fenomeno, perché poi secondo me e Federico, insomma, da studioso e ricercatore qual è, ce lo può confermare. Cioè, in base all'ultimo rapporto della Dubai School of Government, che è, diciamo, l'istituto che studia in maniera abbastanza laica tutto quello che riguarda la rete nella regione medio orientale, a ottobre 2011 in Egitto il 10% della popolazione usava Facebook, in Siria il 6%, in Libia il 3,74%. Per quanto riguarda Twitter, in Siria, sapete quante persone hanno un account Twitter? Avevano, ottobre 2011, quindi parliamo di del periodo immediatamente successivo alla primavera araba, lo 0,03% della popolazione. In Egitto lo 0,15%, in Libia lo 0,07%. Quindi, quando andiamo, ovviamente sono un'elite che è stata capace anche di attirare l'attenzione dei media occidentali, che sicuramente fanno massa critica nel paese, però ricordiamoci sempre di ragionare sui numeri
quando parliamo di queste cose, perché ovviamente che tipo di impatto possono avere quelle idee se si muovono, insomma, se hanno a che fare con numeri così piccoli. No, io volevo solo fare una questione più metodologica che di merito. Non cadiamo nell'equivoco di considerare il web un mezzo di informazione alternativo o diciamo parallelo alla carta stampata, alla televisione. Il web è una parte della rete e la rete è un tessuto connettivo fatta di molti ambienti abitati dalle persone. All'interno di questa struttura anche i mezzi di informazione stanno cercando di ritagliarsi il loro spazio, ma non è che il web è un medium. Il web è appunto quello che io definisco un tessuto connettivo. Quello che è importante invece è capire che esiste un contenuto, che chiamiamolo la notizia. Questo contenuto è il cuore del nostro lavoro. Poi ci sono i contesti nei quali questo contenuto viene fruito, digerito, letto, modificato. L'importante è fare in modo che il contenuto vada a finire nel giusto contesto, nel modo giusto. Questo, anche se è un concetto un po' teorico, però insomma, secondo me questo deve essere il nostro lavoro, tenendo conto che anche la fruizione delle notizie avviene su device diversi. Quindi noi possiamo parlare di fast o slow journalism, però dobbiamo anche tenere conto se quel tipo di informazione che noi stiamo dando viene usufruita su un telefonino, su un desktop o su un altro tipo di device, perché ovviamente l'approccio sarà diverso. Allora noi non possiamo dare contenuti diversi, dobbiamo fare in modo che lo stesso contenuto si adatti ai contenitori e ai contesti e che ogni contenitore dia quella parte di informazione che all'utente serve in quel momento. Okay. Ci fanno accenno che dobbiamo chiudere, abbiamo tempo per continuare la domanda? No, non abbiamo. Mi spiace, casomai possiamo continuare il dialogo fuori. Ringrazio gli intervenuti e il pubblico e buona giornata.